Cari amici di Sala Stampa, oggi intervistiamo il volto femminile d'Insieme condotto da Salvo La Rosa. Stiamo parlando di Diletta Leotta. Diletta, è ormai nota la storia d'amore che ti lega da qualche anno a questa parte con un ex calciatore del Catania, attualmente del Palermo, Michele Paolucci. Sì, è vero. Visto che tu sei appunto una catanese doc, ma col cuore che tendenzialmente va a Palermo, come vivrai il derby? Come ti stai preparando? Allora, innanzitutto io sono nata a Catania, quindi il mio cuore è catanese. Tendenzialmente al Palermo, ma più che Palermo come squadra, a Michele, cioè a lui come calciatore. Io spero che lui possa fare bene. Io credo innanzitutto che bisogna scindere l'affetto dal lavoro. Sono due cose assolutamente diverse. È vero che Michele è molto legato al Catania perché ha vissuto qua una bellissima esperienza. Possiamo dire che è nato e cresciuto qui Michele. Poi è andato via e adesso è capitato Palermo. Meglio, siamo più vicini. Più che altro sono felice perché hanno riaperto le porte ai palermitani e quindi potranno venire anche loro e potrà essere un derby vissuto davvero col cuore e spero che ci si possa divertire. Io mi divertirò sicuramente. Diletta, parliamo un po' di te. Anche tu come me hai avuto la fortuna di affiancare Umberto Teghini a Sala Stampa. Quale ricordo conservi? Che esperienza è stata? Brava, hai detto bene, un bellissimo ricordo, soprattutto lui è un grande professionista, vero Plinio? Sì, Teghini, numero uno. Ecco, è un grande professionista, mi ha insegnato tanto, è un grande maestro, quindi sono sicura che anche tu imparerai tanto. Plinio? Eh? Sì, sì, no, tutto d'accordo. Guarda che d'accordo. Ti caccia via. Ciao, poi, Umberto. Ecco, bravo. No, Umberto è veramente un grande professionista, un bravissimo conduttore e da lui ho imparato tanto, gli ho rubato qualche cosa, qualche tecnica. Io concordo pienamente. Diletta, per concludere possiamo dire che ti farai? Catania. E vai, vabbè, però non lo diciamo, amico, questa la tagliamo, non la facciamo. Umberto, buon sangue non mente, ma ahimè al cuore non si comanda, a te la linea. Sala Stampine e Sala Stampini in ascolto, siamo qui per fare il pronostico della partita Catania-Palermo. E chi meglio di Sasa Salvaggio? Sì, ma si vedeva dallo specchio comunque, sai? Non vorrei, forse si vedeva il riflesso, si vedeva. Io che facevo, ma chi è? Vabbè, ma io ho fatto ua subito apposta. Certo, ci siamo lì. Sasa, allora, tu che sei spesso a Catania, yes. Perché, però essendo palermitano, quindi yes. Come vivi questo derby tra Catania e Palermo? Benissimo, guarda, con una serenità, tranquillo. Dico la verità. No, vabbè, poi tutte. Quindi lo vedrai domenica tu da quelli che il calcio, giusto? Ne sono a Catania, tra l'altro, sì. Inviato dalla tribuna al Cibali, sono in e questa è una cosa, ma perché non mi mandate al Cibali accanto a Sasa Salvaggio? Sai com'è? Perché siccome non accreditano, cioè non No, quando ci deve andare col classico accredito in Sicilia, no, ci devono 50. No. Vero? Cioè, vabbè, non lo diciamo. Vabbè, no, a me mi accredi. Va bene. Sì, va bene. Allora, Sasa, siamo molto legati al pronostico, sì, di Sasa Salvaggio, perché tutti se lo ricordano. Basta, basta. Finalmente quest'anno, abbiamo vinto. Pastore ha fatto 3 gol, insomma, basta. Ci ha pastorizzati, come si dice. Ogni tanto però... Tutte ci capita. Vabbè. Però fuori casa adesso a Catania, come lo vedi questo derby? Non dunque, mi dire dalla tribuna. No, lo vedo, diciamo che sarà una bella partita. Uno, sì, perché il Catania giustamente giocherà, perché il derby lo sentono, qua a Catania è più sentito rispetto a Palermo. Sì. Palermo è una partita, non ti dico normale, ma quasi normale. Quasi normale, perché il Palermo è abituato a fare, a battere il Milan. No, ti posso dire che da un paio di anni, giustamente, il Palermo è cresciuto, non per il Catania, ci manca, ma non c'è questa rivalità proprio. Ecco, che poi è anche bello, ci deve essere lo sfottò, esatto. E ci sono anche i tifosi del Palermo, finalmente. Oh, vogliamo dare un messaggio. Ma guarda, la tifosi del Palermo, devo dire che Palermo, i catanesi che abbiamo già ospitati, sono stati benissimo e da un paio di anni Palermo, insomma, è una piazza, diciamo, abbastanza sportiva dove non succede niente. E naturalmente non succederà niente anche in questo caso. Ormai basta, succede. Ormai anche i catanesi hanno capito, insomma, se è stato un errore, basta. Ormai sono cresciuti. Scordiamoci passato, Napoli. Va bene, siamo Napoli. Del regno delle due Sicilie. Va bene pure, forza Napoli, forza va Napoli, bene pure. Allora, il pronostico fisso. No, secco. Pronostico manco sparato, già mi è bastato. No, ti posso dire, Palermo c'è... Chi vedi favorito un po'? Ma un po' favorito è il Catania, non naturalmente. Non la dire in quella maniera, sì, oro Catania vince 3-0. No. Dillo, che ci porta bene. No, perché lo vedo favorito. Il Palermo, ti posso dire, dopo la vittoria col Milan è più tranquillo. È più sereno. Ci voleva sta serenità, insomma, giocherà serenamente, non ha lo stress del risultato, cioè vince pareggio, insomma, non succede niente. Il Catania naturalmente ha l'obbligo della vittoria, uno per il derby, ma soprattutto per, insomma, salvarsi con giusto, prima possibile. Ne salviamo, diciamo, siamo rimaniamo tranquilli. In
Serie A e così l'anno prossimo ci sono di nuovi derby. Esatto, oh, perfetto, sì, va bene. Cose, insomma, allora, l'ha detto tra le righe, ma ha detto il Catania vince. No, io non ho detto però, siccome che è favorito. È favorito. Vince il Catania. Va bene, allora gli mandiamo il nostro messaggio a tutti. Forza che sia un gran derby, mi raccomando, a tutti. Esatto. E che ti posso dire? Che vinca il migliore. Esatto, cos'è il Catania. Dice. Bravo, Catania. Vediamo. Almeno per domenica. Poi il migliore per tutto il campionato anche il Palermo. Va bene, sono d'accordo con te. Grandi. Ok.